Buonasera e benvenuti a Maledetta Informatica. Questa sera parliamo di correttore ortografico. Se volete la dico anche in inglese, si chiama spell checker, ma fa veramente schifo, dimenticatela. Allora, vi ricordate la maestra con la penna rossa e blu? Chi di voi l'ha avuta? Ebbene, la versione moderna e politicamente corretta della maestra con la penna rossa e blu è il correttore ortografico. Cioè, il correttore ortografico è un programma software che corregge gli errori di ortografia in una data lingua. Allora, ci dà i brutti voti? No, per fortuna no. Ma ci segnala se stiamo sbagliando, quindi ci aiuta a non fare errori. Oggi non si studia quasi più la lingua e si affida fin troppo ai correttori. Comunque, la storia dei correttori nasce molto tempo fa e ha coinvolto non solo gli informatici, evidentemente, ma anche i linguisti, storici, quindi è un frutto veramente, quello che avete nel vostro telefono è il frutto di un lavoro di anni e anni di professionisti con delle discipline molto vaste. E comunque è arrivato oggi a avere dei risultati notevoli. Che cosa fa? Ci segnala quando siamo sul computer, si limita a segnalare con il rosso o con il blu o a correggere se è sicuro di quello che volevamo dire, ma diventa veramente indispensabile sullo smartphone. Io non so voi, ma io la prima volta che ho avuto in mano uno smartphone che non avesse una tastiera fisica, ho pensato non ce la potrò mai fare a scrivere tutto questo, e io non ho le dita tanto grandi, ma pensavo che sarebbe stato impossibile scrivere. Invece oggi con il correttore, il fatto che funge anche da suggeritore e quindi quando vede che comincio a scrivere una parola me la suggerisce, riesco a scrivere molto velocemente. Non solo, ma i correttori oggi imparano da ciascuno di noi, cioè man mano che vedono che noi scriviamo sempre una parola in nome ricorrente, per esempio un soprannome, ce la propongono. Quindi aiutano enormemente e oggi molto velocemente su WhatsApp riusciamo, non dico a scrivere la Divina Commedia, ma una bella romanzina ai figli riusciamo a farla semplicemente scrivendo e usando il correttore. Una cosa però, occhio alla lingua, perché se usate più di una lingua e l'avete impostato diversamente i risultati sono strani. E poi occhio a correggere sempre quello che scrivete, prima di inviare, se è una romanzina ai figli pazienza, ma se sono testi che dovete pubblicare, leggete, leggete e leggete, perché gli errori sono dietro l'angolo. A me è capitato di trovare su un sito web scritto che di un'azienda che produce siti, anziché statici e dinamici, siti stitici, perché il correttore era contento così, la parola esiste, ma non ci fanno tanta bella figura. Pensate che se Carducci avesse avuto l'iPad e avesse usato il correttore, oggi leggeremmo i cipressi che a blogger alti e schietti, quindi forse una controllatina è bene darla anche a correggere il correttore. Con questo vi ringrazio e vi saluto. Arrivederci alla prossima parolaccia.